appena rispondo subito, subito passo su. È casa, casa su. Via d'approccio. Pronto? Pronto, signor, buongiorno. Sono dell'Eco di Bergamo Alta, volevo fargli una domanda. Chi parla? Sono un giornalista di Bergamo Alta, dell'Eco di Bergamo Alta. Cosa ne pensa delle case di riposo per artisti? Allora, Enrico Cremonesi, pseudo maestro di musica che Fiorello fa lavorare per pietà umana, con la chioma fulva, piena di forfora, alto 1,20 m, e fidanzato occasionalmente con chi capita, donne, uomini o animali. Insomma. Cosa vuoi da me? No, signor Mike, stavamo scherzando, siamo noi. Dai. Come sta? Bene? Mica tanto. Che è successo? E purtroppo ieri sera ho avuto un'avventura un po' bizzarra. Ah, quale? Ero stato alla convention delle piastrelle Bereguzzi e volevo tornare. Come mai è venuto sto nome? E allora? Lo so. Allora, Valdini, si può girare? Sì, mi giro di là. Io la guardo, allora. La faccia di brutto che ha. Guarda, e mi viene da ridere. Lo so. Non facciamo notte, va bene? Va bene, vado. Allora, dicevo, ti stavo dicendo... Sì. Che è stata la convention delle... Sì, delle piastrelle Mereguzzi, sì. E volevo tornare a casa. Fatalità! Sì. E oggi è enfatico, mai. Ha voluto, insomma, sì, che mi siano cadute le chiavi della macchina in un tombino. E allora come ha fatto, scusi, in un tombino? Ecco, il mio coltellino svizzero, multiuso, ho forzato la serratura dell'auto e sono entrato. Ah, meno male. Ovviamente per far partire... Ho dovuto unire i fili dell'accensione, sì, purtroppo, mentre ero all'interno, così, della macchina, intento, sì, nell'operazione, sì, è arrivata al volante la pula. Senta, ma vabbè, l'avranno riconosciuta, insomma. Lo credevo anch'io. Dopo 80 anni di onorata carriera, 23 delegati e la vicepresidenza di media, l'hanno riconosciuta. Invece mi hanno piantato la pila in faccia e mi hanno chiamato Manigolto. Vedete conto? Io gli ho detto, allegria, volete un autografo? E invece mi hanno risposto, non c'è molto da stare allegri, e mi hanno messo le manette. E dove l'hanno portata? E dove vuoi che mi abbiano portato? Al Ritz? Mi hanno accompagnato a vedere il sole a scacchi, caro fratello, lo sapevi? La gabbana, la gatta buia, insomma, come dici, mi hanno messo al fresco. Va bene. Ce l'hai presente? Via degli Olivetani. Sì, c'è San Vittore. San Vittore. Lo mi so, hanno preso anche le impronte digitali. Ah, sì, eh? Mi hanno fatto la foto e non avevo neanche la truccatrice. Immagino. Purtroppo. Mi hanno levato i lacci, mi hanno scaraventato in una cella. Ah, ma lì era da solo, era? Purtroppo no, con me c'erano un topo d'appartamento, sì, uno scippatore e un affiliato alla mafia giapponese, la Yakuza, sì, che tra l'altro è quello con cui ho legato subito. Certo, mai. E poi? E poi c'era un serial killer. Ah, ecco, roba da poco, insomma. Ecco. E vabbè, nel frattempo che aspettavo l'interrogatorio, mi sono fatto un bel tatuaggio, così per mimetizzarmi con l'ambiente. Adesso facciamo notte. Sì. Che tatuaggi si è fatto? Me ne sono fatti due sul braccio destro. Mamma, perdonami. E poi? E poi sul petto, amici ascoltatori, mi sono tatuato. Sì. 113, non ti temo. dopo la fine, no, gli sono venuti al pettine. Arrivato il questore che è mio fan e mi ha fatto uscire. Bene. Stata un'esperienza come un'altra. Certo. Non sono mica uno che snoba chi sta peggio di me. Bravo. Infatti, pensa, ho lasciato il mio numero di telefono al serial killer. Fantastico. Adesso vi saluto, casomai se ho voglia dopo, ci sentiamo per Guinness. Grazie, signor Mike, arrivederci, scusi per lo scherzo.